Ragazzi, buongiorno o buonasera, benvenuti in questo nuovo episodio. Oggi parleremo di Cali Muscle, dove lui spiega come è quasi morto. Cali Muscle, per le persone che non lo conoscono, lui è super conosciuto nel mondo del fitness, ha 2.5 milioni di iscritti su YouTube, quasi un milione di iscritti su Instagram. Io lo conosco da tantissimi anni, questo personaggio. Molto simpatico, molto ironico e soprattutto molto grosso. Però qualche giorno fa ci è quasi rimasto secco a causa di un attacco cardiaco. Andiamo a vedere il video. Ate crappy for years. I look good on the outside, you know what I mean? I would always say that my body could burn that stuff up, whatever, to muscle. Hey, all the top ramen, all the crap food. Allora, già qui lui mangiava tantissimo ramen, ragazzi. Io mi ricordo nei suoi primi video lui mangiava veramente tanto ramen tutti i giorni, anche lui quando era lui era anche in prigione, mangiava tantissimo ramen, diceva che l'ha aiutato a mettere tanta massa, ok? Carboidrati, e poi sono pieni zeppi di sodio, ok? Tanto sodio non è salutare. My blood pressure was always high since I was a kid. Blood pressure, I ignored it. I was a pessimist with the doctors, conspiracy theorists with the hospitals and all that stuff. So I was like, oh, they just want my money. I'm looking healthy and they jealous. They trying to find something wrong with me, you know. They was always telling the truth. I would ignore it. And so when we did the IVF, I did the physical, same thing. Blood pressure high, not abnormally high, but high. IVF in inglese, in italiano FIV vuol dire fecondazione in vitro. Per le persone che non lo sanno, adesso andiamo a vedere, consiste nell'unione dell'ovulo con lo spermatozoo effettuata in laboratorio in vitro, allo scopo di ottenere embrioni già fecondati da trasferire nell'utero materno. I always knew there was an issue. Oh, don't even let me tell, I forgot to tell you guys. Edema, always had feet and ankle swelling. Edema, aumento abnorme del liquido interstiziale dei tessuti o di quello contenuto nelle cavità sierose, come ad esempio polmonare, cardiaco, renale, dovuto a molteplici fattori: stasi circolatoria, alterazione delle proteine del plasma, alterazione delle pareti dei vasi o ritenzione di acqua o sali minerali. Since I started in 2009, lately, now that I think about it, they've been hurting because my feet was puffy, so it was pushing up against my shoes. The cause of the heart attack, plaque buildup in that artery, the main artery, it could take 10, 20 years to happen, which for me makes sense. When I was a kid, went to prison at 19, eat all that crap food, then compounding it years later with juice, you know what I mean? So it's a combination, man, because I don't have a history of heart problems in my family. Doctors even told me at times my cholesterol was high. I had warning. All the bodybuilders out there, my advice, get checked. And when you get checked, what they tell you, go get it done. You a bodybuilder, if you've been on juice 3, 4, 5 years, boy, get checked out, have them do a CAT scan, pay. Y'all, I know y'all already broke. But go ahead and borrow some money for somebody. Go borrow some money and get your physical. Questo messaggio che cerca di far passare è molto importante. Se il tuo scopo, cioè io come ho detto, non sono nessuno, non sono tuo padre, non sono un lavoro nelle forze dell'ordine, sono semplicemente una persona che parla con te con una telecamera. Se il tuo scopo è quello veramente di iniziare questo percorso, ovvero prendere farmaci, se non hai soldi, non farlo. E io conosco moltissime persone che non hanno soldi ma lo fanno lo stesso. È come una persona che ha i soldi per comprarsi o fare un leasing su una bella macchina, ma a fine mese non hai soldi per mettere la benzina o pagare l'assicurazione. La cosa più importante, se tu inizi veramente a andare lì, okay, ovvero assumere steroidi, è tutto il resto, ovvero farti controllare, prendere precauzioni, le cose fai per alleviare il più possibile i danni che ti arriveranno, perché prima o poi arriveranno. Ragazzi, non dovete pensare che siete quel caso fortunato e non vi succederà mai niente. Se scendi per quella strada, prima o poi qualcosa ti succederà. Può essere minima la cosa o può essere per i casi più estremi, come è successo ad esempio a Cali Muscle, attacco cardiaco, per i casi ancora più estremi ci può restare secco. Ma quello che cerca di far passare lui, il messaggio qui, è farti controllare, devi avere i soldi per farti controllare, non solo per comprare i tuoi steroidi. Farsi controllare è la cosa più importante se decidi di andare per quella strada, che ovviamente io ti sconsiglio di fare. I'm first hand in this situation where I thought I was doing everything, I was cycled off. I get off in 3 months. That's why everybody would be, he got small, because I get off. Then I get back big. Then I thought I was doing it right. Evidently I wasn't.
And I know y'all ain't, because you want to win a show. So you ain't gonna never get off. And guess what? Your system is effed off. Bro, I was in the hospital like 5 minutes in surgery. Like, it happened so fast. Like, I threw up like I've never seen in my life. Like, nonstop, just like a waterfall. I feel sorry for the people who had to clean that stuff up. Anybody on that juice, bro? You better go get checked out, bro, bro. Women don't even like motherfuckers all swole up like that. At least not the super bad ones. Not the IG mods. Allora, Kelly Massa è un personaggio anche molto comico, però ragazzi, un bodybuilder di certo, una persona che decide di fare bodybuilding in modo serio, diventare per esempio un super freak, non gli interessa minimamente, perdonate la parola, della figa, minimamente, ve lo dico perché lo so, non io personalmente perché a me piace molto, ma conosco persone, ragazzi, dove ad esempio gli fai una domanda, ma scusami, a te una donna non ti... No, io voglio solamente mettere muscoli, voglio solamente vincere uno show, voglio magari un giorno andare a Mister Olympia, di tutto il resto non mi interessa nulla, neanche della mia salute. Esattamente, ragazzi, avete capito bene? Un bodybuilder che investe la propria vita per diventare un professionista o addirittura un giorno calcare il palco del Mister Olympia metterà sempre la salute in secondo luogo. Un bodybuilder metterà solamente la salute in primo luogo, solamente in primo luogo quando la salute gli impedirà di continuare a fare bodybuilding, ok? Per problemi salutari. Purtroppo, ragazzi, questa è la triste verità di un vero bodybuilder. Voi potete chiamarlo malato, io non sono psicologo, potete chiamarlo malattia, follia, eccetera, eccetera, ma io so per fatto che un bodybuilder metterà sempre la salute in secondo luogo. Può far paura come cosa, ma è la verità dei fatti. They like you just fit, trim, with a whole lot of money and jewelry, and nice clothes, and nice car, nice party. Take it to late night. Ragazzi, fatemi sapere cosa ne pensate del video a riguardo. Io trovo che Kelly Massa l'abbia lasciato veramente un grandissimo messaggio. Se il video vi è piaciuto, lasciate un like, sempre molto apprezzato. Iscrivetevi al canale, attivate la campanella. Ragazzi, io vi auguro un buon fine settimana. Noi ci vediamo lunedì. Un abbraccio grosso a tutti quanti. Ciao, ragazzi.